cittadino sia coinvolto, però è giusto dire la vera sfida, che è una sfida in realtà anche alla globalizzazione, diciamo, che ha mercificato troppo i percorsi, troppi meccanismi, è la sfida dei cittadini, è la sfida di quello che è il rifiuti zero. Da parte nostra, ecco, diciamo, c'è la volontà, con un'attività che partirà nel 2013, di premialità rispetto a questi percorsi, quindi quello è il tema, perché inizialmente occorrono degli incentivi, come l'abbiamo fatto per la differenziata con delle incentivazioni, ci sarà anche per i rifiuti zero un piano di premialità che consentirà, quindi, diciamo, un coinvolgimento, però la sfida è abitazione per abitazione, è la conoscenza delle cose, e quindi ecco questo lavoro, ritornavo al primo punto, quella partecipazione iniziale ci deve portare, rispetto al tema rifiuti, ci deve poi portare un coinvolgimento, perché la vera sfida rifiuti zero si fa abitazione per abitazione, nucleo familiare per nucleo familiare, perché le scelte commerciali di ciascuno di noi vanno a incidere sui rifiuti. Ecco, quindi, diciamo, sul 2013 c'è un impegno concreto, anche con premialità, di raccogliere questa sfida. Grazie. E allora noi ce lo prendiamo tutto questo impegno, caro Giosuè. Possiamo dirlo che allora anche Torre Annunziata si avvierà verso l'adozione di questa pratica. E allora da stamattina prendiamo proprio questo impegno dell'amministrazione, della persona del sindaco, che per il 2013 proveremo a partire anche noi. Preside, grazie ancora. Volevo la presenza del sindaco per questo momento di associazione che c'è nelle scuole, no? Quindi, visto e considerato che i ragazzi si stanno sentendo, cioè in alcune scuole stanno facendo l'autogestione, la nostra la stiamo concordando, mi pare che di comune accordo stanno decidendo di fare una manifestazione il 21, quindi mercoledì. Noi stiamo cercando di farla insieme tutte le scuole, farla rispettando le regole. I ragazzi mi hanno portato in questo istante la richiesta fatta per l'autorizzazione da parte della polizia. Io ho proposto ai miei, proporrò, ho detto solo ai rappresentanti di istituto.